Bentornati su Edicola C64, o meglio su Papersoft, la seconda puntata che dedichiamo a questa rivista della Jackson Editoriale, o forse meglio dire terza puntata, perché tanto tempo fa abbiamo giocato a Conan il Barbaro, se ricordate, gioco molto bello derivato da avventura, da adventure, la classica avventura fantasy, gioco di ruolo, stile libro game, no? Però questa volta giochiamo a un altro gioco, perché nella scorsa puntata abbiamo giocato a Galactic Monsters, i mostri galattici. Stavolta giochiamo un altro gioco che è l'attacco dei pomodori spaziali. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo ad aprire la nostra rivistina qui di Papersoft, o Papersoft, come volete dire voi. Dipende dalla pronuncia, però penso che quelli della Jackson indicassero proprio Paper, proprio Papero, vedete, Papersoft, è un gioco di parole, ok, fateci caso. Comunque, andiamo a vedere, qua c'è sempre lo stop bug, che è il programma che consente di non fare errori di digitazione, come abbiamo visto nella scorsa puntata. Andiamo a vedere questo attacco dei pomodori. Allora, strani pomodori giganti vogliono invadere la città. Guidando col joystick numero 2 la tua navicella spaziale, devi assolutamente evitare che più di 5 di essi ti sfuggano. Se colpisci un pomodoro guadagni 10 punti, devi però riuscire a centrarlo più volte fino a farlo scoppiare. In questo caso ne ottieni 100. Attento però a non sprecare colpi, perché se spari a vuoto perdi 10 punti. Il compito non è dei più semplici, ma non puoi tirarti indietro. Se fallisci, l'intera città sarà ridotta in ketchup. Bellissima la cosa. Allora, tradotto e adattato da M. Anticoli. L'originale invece era di un altro programmatore straniero, perché come ho detto, sì, programmi venivano presi da riviste e soprattutto libri stranieri che la Jackson aveva i diritti, e poi li faceva adattare a dei suoi programmatori, adattavano sti giochi e li pubblicavano sul settimanale Papersoft, questa rivista mitica da edicola che costava la bellezza di 1300 lire, quindi veramente pochissimo. 1300 lire sono tipo 80 centesimi di oggi, una cosa del genere, cioè veramente pochissimo costava. La scorsa volta abbiamo visto Mostri Galattici, stavolta andiamo a vedere l'attacco dei pomodori spaziali, che in questo caso si chiama Attack of the Tomatoes, perché siamo andati a recuperare ovviamente la versione originale, ok, dell'autore originale. Perché? Perché le versioni italiane non si trovano online, a meno che uno non si mette a digitarle dal film, dal listatino che avete visto prima, non si trovano. Andiamo in run, ok. Ah, non so i tasti, forse si fa col joystick, non lo so, raga. Premo un tasto per giocare. Allora, Attack of the Tomato. Ok. Sta creando il paesaggio. Che sono una specie di montagne fatte viola, belle però, eh. Montagne, poi c'è tipo un mare. Non lo so, c'è un mare. Le stelle, figo. Sta creando la grafica con i caratteri Petsky. Allora, come faccio a sparare? Come faccio a muovere? Muovo col joystick. Sì, muovo col joystick, ottimo. Allora, usiamo il joystick. Vediamo un po' se riesco a sparare. Non c'è audio, non sento audio. Purtroppo non c'è il sonoro. Volendo il sonoro lo possiamo mettere noi però, eh. Ok. Oh, il pomodoro sta diventando marrone. Ma lo facciamo noi il catch. È diventato grigio, nero. Ma che nero dovrebbe sparare? Esploso! 100 punti per me. 100 punti per me. Allora, devo cercare di non farne scappa 5. Ma più andiamo avanti, mi sa più diventa veloce il gioco. Aspettate, metto un attimo pausa. Ok, se riesco. Dov'è la pausa qua? Settings, pause, alt e pausa, ok. Abbiamo messo un attimo la pausa. Aspettate, metto una musichetta perché sennò non rende il gioco. Ok, ho scelto la musica e Jewels di TNT. Andiamo a giocare. Aspetta, devo levare la pausa? Com'è? Alt più pausa, ok. Vai, andiamo a giocare. Se riesco a togliere la pausa, eh. Ok, tolta la pausa, vai. Pomodorone, devi morire. Guarda come rimbalza il pomodoro spaziale. Allora, il gioco non è eccezionale, però è simpatico contando che è fatto in basic, dovete contare le limitazioni del linguaggio basic, anzi che ci siano gli sprites è notevole,
Questa era la musica di Anacractro, appunto di un gruppo che si chiamava Jewels. Sono 660 punti, eh? No, 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 il pomodoro mi è sfuggito. Mortacci. Sì, sono riuscito a beccarlo. Allora, siamo immuni al colpo del pomodoro, però non dobbiamo farli scappare. Ok, fatto esplodere. Mancato. Aia, mi sta pomodorando. Disgraziato, non ridurre la città in ketchup. Devi morire, pomodoro spaziale. No, no, mi è sfuggito, porca vacca, mi è sfuggito un pomodoro, regà. Il gioco è facilotto in realtà, eh. Penso che più vado avanti più diventi veloce, però. Ok, 1440, 1400 punti, regà. Sta diventando troppo veloce il gioco, mo. Aiuto, sta diventando troppo veloce il gioco, non ce la faccio. No, 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 mi è sfuggito il secondo pomodoro. Porca vacca. Ma il gioco comincia a diventare impegnativo, eh. Okay. Vedete, il gioco si fa sempre più veloce ora. Colpito. No, no, no! L'ho mancato, ne sono passati tre, regà, malissimo. Dai, devo arrivare a 2000 punti almeno. Devi morire. Ok, 2010 punti, grande. Vedete, il gioco si fa sempre più veloce, guardate. No, mi è scappato. Non devo più perdere, sennò... Se mi scappa un altro pomodoro, game over, raga. Devo stare attentissimo. Il gioco... No, 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 no. No, 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 non andare via. Ah, no, aspetta, c'è ancora un'ultima vita. Oh, il gioco è diventato difficilissimo, eh. No, non andare via. Sì, ce l'ho fatta. Dai, esplodi, sì, grande. Oh, qua il gioco è diventato difficile, raga. Il gioco si è fatto veramente difficile. No, vai giù. No, non andare via, non andare via. No. Overrun. La città è stata ridotta in merda, in ketchup, raga, abbiamo perso. Gioco fighissimo. Abbiamo fatto... Allora, per essere un gioco in basic è veramente figo, eh. Abbiamo fatto 2550 punti. Andiamo a vedere adesso il filmato. Vediamo il filmato. Cioè il listato, il filmato, che dico. Questo è il listato del gioco, raga. Questo è lunghetto, perché ci sono i dati degli sprites che sono lunghi. Allora, ragazzi, la puntata finisce qui. Ammazza, è lungo sto filmato, sto listato. È uno dei listati più lunghi dei Papersoft. Sono tante righe, pieno di dati, degli sprites, vedete? Ma ragazzi, per questa volta è tutto, questo era il nostro Papersoft. Ciao ragazzi, alla prossima!